Salve, sono Francesco ed oggi per Itinerario di Pesca parleremo della carola. No? Sì, della carola. Ovviamente, dato che sono a casa e non vado a pesca, non innescherò delle camole vive e vi farò vedere come si innescano e che ami si utilizzano soprattutto con dei campioncini, con delle esche artificiali che sono molto molto valide e molto simili alle esche vere, sono addirittura profumate nel caso le voleste provare. A me piacciono molto anche perché tendono a galleggiare, quindi per un innesco misto con la camola vera, soprattutto pescando a striscio, sono veramente veramente valide. Le camole del miele sono questi cosini qua, questi bruchetti qua. Sono dei bruchi nudi, né più né meno. Sono al tatto abbastanza morbidi e lisci, non hanno peluria. La conservazione è abbastanza semplice, basta tenerli al fresco, diciamo a non più di 8-10 gradi. E se li teniamo sotto i 5 gradi, 4 gradi, tendono ad addormentarsi. E quindi se li vogliamo mantenere anche per lungo tempo basta tenerli al freddo. In realtà durano davvero tanto. Mi è capitato di pescare con scatole di camole comprate da più di un mese. Sono carini, sono dolci e carini. Ottima per la pesca della trota, ovviamente, è una delle esche principi per la trota. È molto valida anche per i cavedani o per tutti quei pesci che popolano i fiumi dove creature simili alla camola del miele o via dicendo le trovano proprio sotto in questi tipi di larve così panciute, trovano che cadono dagli alberi o dalle foglie lungo i fiumi. Questo perché come tutte le tignole fanno le uova si trasformano in bruchetti che mangiando diventano cicciottelli come questi e che poi sono una ghiottissima parte della dieta dei nostri amici pesci. Quindi in realtà in acqua dolce tutti i pesci di superficie o che comunque potrebbero mangiare, non so, pescando a fiume ad esempio a passata o a tocco con le catenine di piombini, appunto la trota, la fario ci casca abbastanza spesso, sono un'ottima esca. Vengono vendute in queste carinissime scatole, la cifra media è su 2,50 euro, 3 euro e dentro ne contengono abbastanza per farsi una buona pescata anche utilizzandone tante come spesso si fa nello striscio. Lo striscio è la classica pesca con la bombarda o chi fa parte insomma della famiglia della pesca la trota in lago, lo striscio, la tremarella e via dicendo. Gli ami e gli inneschi. Oh cazzo, ho perso un amo. Ah ecco, è caduto. Ok, no, ne ho legato uno e l'ho già perso. Allora, ami e inneschi. Gli ami per la pesca alla trota in lago soprattutto sono caratterizzati da una curvatura piuttosto stretta, poi vedrete perché. In fiume si utilizzano ami invece abbastanza tondeggianti e di dimensione tale da poter innescare una camola senza tanti problemi e da mantenere la stessa per intero senza rischiare di subire mangiate a vuoto. Ergo, vedete la misura dell'amo, vedete la misura della camola, eccola qua. Ta-ta-ta. Ok, detto questo, come vi dicevo prima, non innescherò le camole vive perché prima di tutto serve uno spreco e poi serve un'inutile violenza nei confronti di questi carinissimi animaletti. Ah, iniziamo. Allora, primo innesco, tenete conto che questa sia una camola. Le dimensioni sono identiche, la forma è veramente molto molto simile. La consistenza, questa ovviamente, è un po' più gommosa ma non cambia niente. Allora, primo innesco, camola singola su amo. Allora, inserite. Questo è un amo, è un innesco che si fa tendenzialmente per la trota lago, soprattutto perché ha un ottimo ciclo di rotazione, quindi lo infiliamo subito sotto la testa, poi lo rinfiliamo e lo facciamo scorrere praticamente fino in fondo, usciamo veramente a pochi millimetri dalla coda, facciamo scorrere sull'amo e in questo modo la camola terrà una forma tale da, quando immersa in acqua, ruotare molto velocemente. L'effetto è quello proprio di un'elica, l'effetto che deve subire nella pesca striscio, che è quella che si fa con bombarde, vetrini e via dicendo, è quello che l'esca deve girare in acqua.
Il bello è che la camola, non avendo una densità tanto tanto importante, spesso o quasi sempre tende a affondare molto lentamente, addirittura a galleggiare. È l'amo stessa che la porta giù. Quindi, innescata bene, questa ruoterà. Primo innesco, facile, no? Ok, la faccio uscire dal filo, così fatichiamo tutti meno. Ok. Secondo innesco, un buonissimo profumo, secondo me. Ve lo mostrerò con due colori diversi. Quindi, l'amo è sempre quella. La camolina bianca è sempre quella. Datemi un secondino. Due camole, una gialla e una bianca. Allora, qui si parte al contrario. Si innesca cioè prima la parte finale e poi si esce dalla testa. La testa, come vedrete, quella parte nera, cioè identica sulle camole vere, dovrete uscire subito sotto, perché quella in realtà è piuttosto dura e quindi in la funzionalità dell'amo viene persa. No, che caspita. Ok, quindi prima parte. La seconda invece la andremo a innescare partendo dalla testa, quindi un testa a testa, e uscendo poco prima della metà, in modo tale che la stessa vada a coprire soltanto la parte finale, la curvatura dell'amo. Facendo riscorrere poi la prima, vedete che è veramente né più né meno che un'elica. Ricordatevi che più il movimento delle due è stretto, nel senso più la rotazione è veloce e stretta, migliore è la funzionalità adescante che ha questo tipo di innesco. Ok, la funzionalità anche testa a testa migliora soprattutto la tenuta durante il lancio, perché le due tenderanno poi a scivolare. Il fatto che questa copra soltanto l'ultima parte e durante il recupero tenda ad allungarsi sulla parte posteriore aiuta la rotazione. Ok, perfetto. Per quanto riguarda la pesca, fiume, torrente, lago, io lo usate anche il lago spesso, e funzionano, ragazzi, funzionano bene. Potrete innescare anche direttamente in questo modo, dalla coda alla testa, cercando sempre di uscire poco prima dalla testa, in modo tale che l'esca abbia comunque una consistenza migliore e che duri un po' di più sull'amo rispetto all'innesco al contrario, dalla testa alla coda, che invece, come dicevo prima, va bene per la pesca a striscio, dove il movimento stesso dell'esca al recupero comporta il fattore adescante. Ok, ma più o meno ci siamo. Volendo potreste innescare le camole anche in un altro modo, però rischiate che soprattutto con l'attacco di piccoli pesci queste non vengano poi non vadano poi a segno, e il sistema è sempre quello di innescare da sopra la testa, pungendo appena la camola sopra la testa, e uscire poco dopo la metà, lasciando l'amo praticamente scoperto. È un innesco che soprattutto nella passata, soprattutto nella pesca al tocco, può dare buoni risultati, perché comunque la parte dove è inserito l'amo è piuttosto piccola e quindi l'innesco stesso ha una buona mobilità, soprattutto nella camola viva tenderà a contorcersi, soprattutto nei primi lanci. A me la camola piace tantissimo, ho insistito per fare io questo breve tutorial perché comunque è possibile utilizzarla in tantissime maniere e soprattutto ad esca veramente veramente forte. Ah, aspettate, mi sono dimenticato l'innesco con lo zuccherino. Ta-ta! Allora, come dicevo prima, la camola tende a scendere lentamente sul fondo e spesso è il piombo stesso, è l'amo stesso che fa sì, porca zozza quanto è duro, ok, fa sì che finiremo sbrillantinati oggi. Fa sì che la camola affondi. Ergo, spesso e volentieri le camole, soprattutto nei laghi, vengono utilizzate soprattutto nei laghetti della pesca a trota, laghetti a pagamento, dove le trote può capitare che in certi periodi, sia perché sono fuori attività, perché in frega, lo so, le cale, trote in teoria dovrebbero essere sterili, ma non lo sono mai, io non so perché, o comunque ci è capitato anche in laghi dove vengono definite sterili, le stesse non sono mai sterili. Quindi l'innesco in questo caso sarà fatto, lo zuccherino non è altro che
uno zuccherino, appunto, un pellet molto morbido, gommoso direi, che tende a galleggiare e che rende galleggiante l'amo e l'innesco, ok? Quindi va innescato prima il pellet in modo da farlo, da fargli superare la testa dell'amo, e subito dopo la camola. La camola io la innesco testa metà, in modo tale che comunque come prima abbiamo una buona mobilità sull'amo. In questo modo cosa succede? Che l'esca sarà sollevata dal fondo grazie alla galleggiabilità data dallo zuccherino. Questo praticamente, soprattutto se pescate in zone, i laghetti dove le trote stanno sul fondo, o dato il periodo della giornata, se il caldo e o il freddo, oppure sono in frega, questo vi permetterà di andarle a cercare vicino al fondo dove probabilmente stanno. Il fatto che lo zuccherino le tenga su non vi deve spaventare, anzi spesso ho visto gente che pesca anche soltanto con lo zuccherino, ma certo con la camola c'è tutta un'altra funzione, c'è tutto un altro funzionamento, il potere adescante che c'ha la camola è talmente alto che migliora sicuramente l'utilizzo anche dello zuccherino. Premetto, come ho detto prima, in questo caso stiamo utilizzando delle camole in gomma che sono prodotte da varie aziende. Io personalmente mi trovo molto bene con queste qua della Trabuco e sinceramente sono molto valide. Ah, sono vari colori, gialli, bianchi, rosa e gialli. Mi piacciono molto se usate in concomitanza poi della naturale. Innescando questa che tende a galleggiare e la naturale, si arriva a fare lo stesso effetto che c'è dello zuccherino, però con la camola viva. Altra cosa, mi piace molto anche l'utilizzo di una protezione nella parte alta quando pesco a striscio, quindi spesso utilizzo una camola finta oppure una parte di un caimano, che è un'altra esca, che adesso spero di trovare una foto, parti di caimano o di lombrichi, per far sì che la camola stessa durante il lancio, durante la rotazione o magari a causa di abboccate molto forti date da trote piuttosto voraci, duri di più agli inneschi poi successivi, oppure che non ci sia bisogno di cambiare entrambe le camole ma soltanto una, quella della parte finale che dà la rotazione, che è quella ovviamente che subisce più danni durante l'attacco da parte dei pesci. Un saluto veloce, vorrei ringraziare e salutare Matteo Menotta, mio fratello, che fa tutti i montaggi dei video, dei miei video perlomeno ovviamente, e poi Matteo Veroli, un fortissimo pescatore della zona qui di Ancona, che mi ha fornito le camoline. Grazie Teo. Ah sì, un'altra cosa, IDP!